Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione di questa nuova iniziativa, una joint venture in hype di Il Limiti e Fabric. Siamo oggi con Corrado Passera, AD e founder di Limiti, Pietro Sella, CEO e founder di Fabric, Gruppo Sella. Abbiamo poi Carlo Panella, Head of Direct Banking di Limiti, Antonio Valitutti, il CEO di Hype e scusate, Paolo Zaccardi, il CEO di Fabric. Abbiamo collegate online diverse persone, quindi sarà possibile per tutti alla fine degli interventi fare domande tramite l'apposita sezione di Q&A. Grazie e a voi. Introduco. Grazie a tutti, anche a nome di Pietro, per essere qui o collegati a questa nostra presentazione di una bella operazione, di un'operazione bella e con grande potenziale. Dico che è bella questa cosa che abbiamo annunciato oggi in Hype, questa joint venture tra il gruppo Sella attraverso Fabric e il Limiti, perché è una di quelle operazioni dove due forze si uniscono, cioè due cose belle, due energie che stavano facendo delle cose comuni con uno spirito molto simile, si mettono insieme per fare un progetto ancora più grande. L'innovatività del gruppo Sella è noto, e Fabric ne è uno degli strumenti, il veicolo principale. La nostra voglia di essere innovativi come i Limiti pure è nota. Abbiamo deciso di unire le forze nel mercato fintech, dei servizi fintech, dei servizi finanziari e non finanziari, ma soprattutto finanziari, che il mondo vuole ricevere attraverso forme nuove, forme innovative, forme più comode rispetto a quelle del passato. È una bella operazione perché si pone l'ambizione di essere leader su un mercato che è molto dinamico e perché ci possiamo proporre questo? Perché Hype lo è già. Avere 1.300.000 clienti, aver lavorato negli ultimi 5 anni come è stato fatto con grande visione di lungo periodo e con grande capacità ha permesso di creare un operatore chiaramente leader. L'iniziativa che il Limiti stava facendo in questo campo ci è venuto naturalmente da portarla a questo progetto in modo tale da andare avanti 50-50 e porci obiettivi ancora più alti. E poi l'ultima ragione per cui questa operazione è molto bella è che c'è una squadra di management rappresentata qui già intorno, ma ce ne sono molti altri nel pubblico che ha molto dimostrato e alla fine le aziende, le imprese vanno sulle gambe delle persone che le gestiscono. Quindi questo era solo per introdurre. Pietro farà il suo intervento e poi siamo tutti a disposizione per le vostre domande. Vai. Grazie Corrado, grazie per le parole. Io ovviamente, come colui che ha promosso la nascita di Hype, sono felicissimo di essere qua ed è su questo che ho a cuore di raccontare e di spiegare il significato dell'operazione per me. Sono uno, forse tra i primi, molti collegati e presenti mi conoscono, che ha raccontato come nel nostro mestiere, ma in tutti i mestieri, la digitalizzazione cambia tutte le regole del gioco. Questi modelli di business nuovi, in genere decentrati e distribuiti, la velocità esponenziale che sta portando il digitale in ogni settore, avrebbe impattato anche sul nostro, quello della banca che Sella segue oramai da 134 anni. E la consapevolezza che avrebbero dovuto esserci delle nuove regole del gioco. Qual è la regola del gioco perché un'impresa riesca a essere utile ai propri clienti nel nuovo contesto? È l'open innovation. Ed è in Open Innovation che Hype è nato. Noi abbiamo lanciato l'Open Innovation con Sella Lab 7 anni fa ed è lì dentro che Hype è nata in modo completamente nuovo ed è per questo che è cresciuta l'architettura aperta, la capacità di aggregare servizi di terzi con l'unico obiettivo di aiutare i clienti, la squadra aperta hanno portato Hype da un'idea al successo che è oggi. Ma l'Open Innovation ha un'altra regola del gioco, che bisogna andare veloci, bisogna competere su scala globale perché c'è un level playing field. E per competere bisogna unire le forze con chi ha il tuo stesso bisogno, che la tua stessa visione del futuro ed Hype è il limiti, questo è per noi, per andare più veloce. Quindi per inquadrare l'operazione è
quella che vi presentiamo oggi, il modo con cui Hype aumenta di molto le probabilità di successo di raggiungere i 3 milioni e di diventare leader, come Corrado ha spiegato. Il limite è un partner naturale perché ha la stessa visione, gli azionisti hanno gli stessi obiettivi, noi usiamo la stessa tecnologia e sono 2 anni che in qualche modo collaboriamo nel realizzare le cose tramite fabbriche, tramite Centrico, e quindi abbiamo imparato a conoscerci e a capire che insieme possiamo fare meglio e più veloci. C'è un secondo concetto che vorrei raccontarvi, è che di cosa parliamo, perché è una cosa nuova. Parliamo di open banking, parliamo della capacità di servire meglio i clienti grazie alla possibilità che è offerta di costruire architetture accedendo alle informazioni e combinandole in modo diverso. Quindi c'è qualcosa di straordinario nel fatto che 2 player, peraltro non in competizione, con una forte identità, si mettano insieme per andare più veloci usando la stessa tecnologia. Secondo me è un esempio straordinario di quello che la tecnologia consente di fare in una logica di open banking oggi. Questo per me è il messaggio principale che sta dietro l'operazione che oggi vi presentiamo. Ecco, molto importante questo aspetto dell'avere in comune già una tecnologia. Fabbriche è già partner di Limiti e ovviamente è partner fondamentale di Hype, e questo faciliterà molto l'integrazione. Aggiungo solo una cosa, perché su questo Pietro spesso mi richiama all'importanza. Ecco, noi adesso vi abbiamo dato la prospettiva degli azionisti, ma questa impresa ha avuto successo e avrà successo perché va a soddisfare dei bisogni molto concreti di tanta gente. Cioè, attraverso i servizi di Hype, con l'aggiunta di quelli che porteremo come i Limiti dalla PSD2 a molte altre cose, a molte altre partnership, proprio bisogni che sono quotidiani della gente, arrivare a casa e fare velocemente tutte le menate per poter tornare dal marito, dalla moglie, dai figli senza dover perdere tempo, poter avere alternative di investimento piuttosto che di credito, piuttosto che di assicurazione adeguati, ecco, è la ragione per cui ci siamo. Il fatto di aver raggiunto 1.300.000 clienti dimostra che Hype l'ha fatto con grande successo. Abbiamo capito che unendo le nostre 2 offerte, le nostre due tecnologie, che poi è la stessa, potremo andare ben oltre. E anche il 3 milioni, certo, è un obiettivo importante come volumi. Questa è un'impresa che si propone di essere anche molto creatrice di valore, quindi redditizia per i suoi azionisti. Domande? Prima da casa e poi da chi è collegato, da qui e poi da chi è collegato. C'è anche un microfono in sala, tutte le precauzioni del caso. Allora, prendiamo le domande da casa. Allora, una domanda per, immagino, Zaccardi, perché è su Fabric. Che ruolo ha avuto Fabric nell'operazione? Vai. Fabric, l'ha detto bene Pietro Sella, è nata con una missione molto chiara, no? Quella di favorire e sviluppare l'open banking in Italia. E l'open banking alla fine significa una cosa ancora più semplice, cioè mettere a disposizione dei partner, di chi collabora per creare valore, le migliori competenze, le migliori tecnologie, le migliori esperienze. Qui abbiamo una grandissima esperienza, quella di Hype, che abbiamo vissuto internamente, un'esperienza che ci ha consentito di passare da 100.000 a 1.300.000 clienti in 3 anni. Ci ha consentito di fare quello che diceva Corrado Passera, cioè di servire al meglio i clienti, i bisogni primari, la semplicità, rendere immediato quello che noi conosciamo come banking, che normalmente non è così immediato. E abbiamo un'altra straordinaria esperienza, che è quella di Limiti, che è più recente, con cui abbiamo avuto la fortuna di collaborare sin dall'inizio, in particolare sul concetto di apertura multibanca, cioè di poter effettivamente dare ai clienti un'esperienza che non fosse solo del proprio conto, ma anche del conto degli altri. Avendo partecipato a queste 2 esperienze fondamentali, ci è parso del tutto naturale favorire questo tipo di joint venture, quella che poi è nata e nasce oggi. Il ruolo fondamentale che abbiamo avuto e che pensiamo di avere è proprio quello di accompagnare, esattamente come abbiamo accompagnato il team di Hype, che è stato finora straordinario in una specifica cosa, acquisire clienti, accompagnare questo nuovo team allargato nel raggiungere gli obiettivi più ambiziosi che dicevamo prima, cioè quello di diventare una challenger bank anche profittevole.
Per noi è il primo obiettivo che abbiamo davanti come sfida, e l'open banking in termini di apertura è quello che può assolutamente aiutare questo tipo di percorso. Pensiamo di poterlo fare ed è questo il ruolo che abbiamo avuto in questa operazione. Altra domanda? Grazie, se c'è. Altra domanda. Vediamo se c'è... Carlo Panella. Ah, scusami, dillo tu. Che significato ha questa joint venture lato illimiti con il gruppo Sella e Fabric? Allora, la collaborazione... Carlo Panella sarà il presidente di Hype una volta creata la joint venture. Il significato è profondo, nel senso che Fabric è un nostro partner fin dall'inizio, tant'è che una parte di Illimiti è stata pensata e costruita proprio in questo stabile da cui stiamo facendo la conferenza stampa, perché era una delle poche certezze che avevamo. Costruendo una banca nuova, ma avendo l'opportunità di costruirla sostanzialmente da un'idea, e l'idea dell'open banking era integrata in Illimiti. Open banking dal punto di vista tecnologico, e qui Fabric sicuramente un ruolo fondamentale, ma in realtà un open banking che ci ha portato a costruire un'offerta già articolata in poco tempo grazie alla collaborazione con diversi partner. Quindi per quanto riguarda la collaborazione con Fabric, ma in realtà col gruppo Sella, perché poi lavoriamo anche con Centrico, è una, se vogliamo, una continuazione di un percorso che è nato dalla tecnologia, ma che ci ha trovato buoni compagni di strada, seppur con un rapporto di partnership volta al servizio, ma a questo punto una partnership che è diventata una joint venture, e quindi la consapevolezza di poter dare un contributo al business che ha costruito Hype fino ad oggi, andando ad arricchire una struttura molto efficace, molto competente, con delle capacità sicuramente d'eccellenza, con una visione più sul cross-selling, sull'open banking, che possa inglobare la possibilità, nella strategia, la possibilità di poter portare ricavi. Quindi questo è il senso che ha per noi, e crediamo che sia veramente un mettere assieme due parti diverse che portano una somma delle parti maggiore della somma dei singoli elementi. Posso? Vai. No, vedo nella domanda, non so se la vedono tutti, c'è una parte che non hai letto e che secondo me era cruciale per chi ha posto la domanda, ma in relazione a illimitibank.com e c'è anche in relazione a sella.it, se volete, perché sono entrambe due realtà dirette alla clientela, allora, che entrambe offrono il servizio complessivo. Allora, che cosa io voglio dire come significato? È il bello dell'open banking, che c'è compatibilità tra le strategie individuali e quello che invece facciamo insieme. Il fatto di avere illimitibank.com da un lato e sell'Aite dall'altro come canali diretti, tutte e due tra l'altro multibanca e gli unici due in Italia, ci permette di vedere la grande opportunità costituita da Hype, in cui crediamo congiuntamente. Si chiama Competition ed è secondo me una bellissima novità per il sistema ed italiano. È il cliente infatti che sceglie dove, come utilizzare queste diverse cose, dove la Competition e non la Competition permette poi di fare delle alleanze fortissime con altri, perché tu gli dai poi l'accesso in tanti modi ai suoi clienti. Joint venture al 50-50 si fanno soltanto quando ci si conosce, si ha la stessa visione, si sa di poter gestire problemi anche in futuro. Ecco, non ne credo, sicuramente neanche loro, ma sicuramente noi non avremmo fatto una joint venture 50-50 con chiunque se non ci conoscessimo a fondo e se non avessimo fatto già in questi anni un pezzo di strada insieme. Affrontare un mercato che come banca non avremmo affrontato, perché chi comanda alla fine sono i clienti. C'è uno strato di clienti che sta un po' nel mezzo, che preferisce utilizzare servizi finanziari non interfacciandosi con una banca, anche se dal punto di vista dell'offerta poi le differenze magari possono sembrare poche, e crediamo che Hype sia un ottimo compagno di strada per poter proseguire in questa strategia. Grazie Carlo. Vediamo se ci sono altre domande dalla regia. Ce n'è una abbastanza articolata. Il percorso di crescita intrapreso da Hype, quindi immagino Antonio si è chiamato in causa, si differenzia da quello scelto dalle altre challenger banks europee, che hanno scelto di affiancarsi a partner prettamente finanziari. Che tipo di valore aggiunto trovate in questo accordo, che ha una valenza di tipo fondamentalmente industriale? Grazie a tutti. Allora, qui io mi permettete di fare un inciso iniziale. Io ho l'onore di guidare una squadra fatta di 82 persone fino ad oggi e 21 nuovi compagni di avventura che si uniscono a questo team. Ecco, io uso una metafora calcistica, visto che siamo in Italia.
Faccio l'allenatore di un team straordinario, di un team che diventa più grande e che ci dà la forza per raggiungere i nostri obiettivi in un modo ancora più determinato, in un modo ancora più concreto. E lo facciamo non con un partner qualsiasi, con un partner che ha la nostra stessa visione. Noi da subito, io le prime volte che ho incontrato i colleghi di Illimity, ho visto che c'era subito quel feeling, anche senza dirsi troppo, anche senza andare nei tecnicismi, abbiamo visto che c'era quell'affinità. E anche vedendo come ragionano poi le persone ai vari livelli di responsabilità nel gruppo Illimity, abbiamo capito che quell'alchimia c'era e che questa operazione sarebbe stata un qualcosa di diverso, un qualcosa che non esiste, perché di fatto, come dice la domanda, i nostri competitor europei scelgono una strada più finanziaria, legittima, in realtà è una strada però diversa. Diverse, i nostri obiettivi sono diversi. Noi oggi, con la capacità di acquisizione che abbiamo dimostrato in questi anni, Paolo l'ha ricordata prima, fine 2017 eravamo 100.000 clienti, in poco meno di 3 anni abbiamo praticamente più che decuplicato questo valore, perché siamo a 1.300.000 clienti. Lo abbiamo fatto in un modo, ascoltando i bisogni di questi clienti. Abbiamo invertito il paradigma. Le banche che lavoravano con una logica prodotto-centrica, consentitemi, quindi faccio un prodotto, lo vendo ai miei clienti, noi siamo passati a una logica che mette al centro il bisogno di questo cliente. Come l'abbiamo fatto? Appunto, con il team di persone straordinarie, questi ragazzi giovani, un team aperto, quindi diverse estrazioni, ci sono persone che venivano da un mondo più strutturato, quindi con competenze più bancarie e finanziarie, persone che venivano proprio totalmente da altri mondi. Abbiamo cercato di creare questa contaminazione che poi è l'essenza dell'open banking, il risultato è questo, è sotto gli occhi di tutti. Questi bisogni oggi sono, io dico, in parte risolti, perché la strada è ancora lunga e dobbiamo trovare il modo per far sì che questi bisogni siano soddisfatti appieno, e che quindi i clienti ci diano sempre più questa fiducia, perché poi noi lavoriamo in un'ottica di lungo periodo. Questa è un'altra forte differenza tra un investitore puramente finanziario e un investitore come il nuovo socio che abbiamo. Abbiamo un'ottica di lungo periodo, quindi anche i clienti con noi avranno una stabilità di lungo periodo e quindi su di loro vogliamo costruire il nostro successo. Giustissimo. Grazie. C'è qualche domanda dalla sala? Emily, prego. Emily, lei non è Emily. No, l'obiettivo dei 3 milioni di clienti, quali sono le azioni che metterete in atto per raggiungerli e in quanto tempo? Passiamo di nuovo ad Antonio. Sì, io non vorrei proprio concentrarmi solo sui 3 milioni di clienti, e non vorrei neanche sembrare troppo presuntuoso nel dire che noi 3 milioni di clienti potremmo raggiungerli ancora più velocemente di quello che i nostri obiettivi. Però, perché se vi ho detto che da 100.000 a 1.300.000 ci siamo arrivati in 3 anni, probabilmente fare un per 3 nel prossimo anno e mezzo, non voglio sembrare presuntuoso nel poterlo dire, ma probabilmente ci potrebbero essere le capacità e i presupposti per poterlo fare. Abbiamo deciso che in realtà questo percorso deve essere poggiato su basi ben più solide. Quindi i nostri 3 milioni di clienti, noi li vediamo raggiunti nel 2025, ma sono 3 milioni di clienti, come dicevo prima, pienamente soddisfatti. Oggi abbiamo una clientela che è parzialmente soddisfatta, che stiamo soddisfacendo nel continuo, aggiungendo servizi, però noi vogliamo arrivare a 3 milioni di clienti che siano 3 milioni di clienti solidi, stabili e di lungo periodo, che rimangano con noi per tanto tempo, su cui costruire veramente un'azienda di successo. Quindi non è il solo numero. Comunque la modalità era, e come ci arrivi, come li convinci? Con la qualità del servizio, evidentemente, scusa, è il fattore distintivo principale. Sì, ascoltando il bisogno, guarda, è l'unico modo che nel tempo ho visto funzionare. Due cose che possono aiutarla a capire la fattibilità. Allora, quando si ha una credibilità come quella che Hype ha messo insieme e che oggi verosimilmente può ulteriormente aumentare, ecco, si hanno le dimensioni che già sono state raggiunte, si possono attrarre partnership importanti di altri operatori che possono vederci come strumento per vendere delle cose compatibili con quelle che facciamo, ma di loro interesse. Questo è un elemento importante per aumentare i ricavi, aumentare interesse. Quindi, visto che siamo quelli che siamo, con le tecnologie che stiamo mettendo a disposizione, attrazione di partnership. Ma uno potrebbe dire, ma come fate a prendere da un mercato che oggi è ancora non tanto più grande di 3 milioni? Ecco, non solo la tecnologia, ma la regolazione ha cambiato le regole del gioco. Oggi con la PSD2, cioè con la direttiva che ha permesso agli operatori di operare anche sui conti di altre banche, il mercato non è di 3 milioni, è di 40 milioni.
il portare da parte di Illimity immediatamente la funzionalità PSD2, cioè poter conoscere i conti che uno ha su altre banche, poter disporre anche su altre banche. E quindi non c'è neanche bisogno in tanti casi che un cliente lasci vecchie banche per venire da noi, è un'ulteriore modalità di fruizione. Quindi Antonio giustamente dice, è relativamente facile se uno volesse fare solo numeri. In più noi vogliamo che siano clienti veri, clienti che ci usano per tutti i loro, per tanti loro bisogni, e quindi siano clienti di lungo termine. Grazie Corrado. Francesco Bertolino, Milano Finanza. Grazie. No, volevo solo chiedere, avete detto anche che avete l'obiettivo che insomma questa joint venture sia profittevole per gli azionisti, se anche su questo vi date, come dire, un arco di tempo in cui essere utile. E la seconda cosa, si parlava di competere a livello globale, se c'è anche l'idea di andare su altri mercati oltre che su quello italiano. Vuoi fare tu, Pietro? Sì, allora, la competizione a livello globale, non vorrei fosse mal interpretata, e su questo rispondo subito, è che poiché le barriere non ci sono, già oggi in Italia competono operatori con questo modello che giungono dall'estero. Revolut e N26 sono un esempio, ma non sono gli unici in elenco. Ci sono, grazie a Dio, anche dei competitori italiani che stanno lanciando e partendo. Quindi la competizione globale è una delle regole del gioco. Bisogna saper essere all'altezza dei migliori ovunque siano collocati nel mondo, bisogna saper essere veloci e più bravi. In Italia, che è il mercato che noi vogliamo conquistare, su cui vogliamo essere leader ed è il primo obiettivo, riteniamo di avere tutte le capacità di farlo, perché conosciamo il mercato, perché già siamo leader, e questo è lo spirito. Quindi l'internazionale non si può escludere, ma la nostra filosofia per essere redditizi, abbiamo qui un mercato di 60 milioni di persone, probabilmente potenziale di 40 milioni in target, siamo agli inizi di una crescita, perché quando 5 anni fa lanciammo il concetto di light banking era così nuovo che i ragazzi mi dissero: rendiamolo più semplice da comunicare, parliamo di carte all'inizio. È una dimostrazione che in 5 anni il mercato cambia completamente. Adesso chiunque sente il bisogno di accedere a qualcosa di simile. Ecco, comunque, per arrivare a profitto noi vogliamo essere vincenti soprattutto nel mercato italiano. Eventuali scenari successivi non si possono escludere, ma in questo momento non sono l'obiettivo che abbiamo insieme. Però conoscete le persone e potete farvi un'idea di cosa può succedere. Vuoi dare tu le cadenze del break-even e dell'utile che ci siamo proposti, stando prudenti? Sì, allora, stando prudenti, noi vogliamo raggiungere il break-even entro il 2022. Quindi entro la fine del 2022 noi vorremmo raggiungere il break-even e fare di questa società una società profittevole. Quindi questo va in linea con quello che dicevo prima sui 3 milioni di clienti, che devono essere 3 milioni di clienti solidi su cui costruire appunto le basi di un'impresa di successo. Sembra facile, ma nessuno dei nostri concorrenti internazionali può dire lo stesso. E perché pensiamo di riuscirci? L'ha detto in gran parte Pietro, perché invece di disperderci 1000 rivoli mettendo un po' di bandierine in giro per il mondo, noi qua stiamo costruendo una posizione molto forte, di forte leadership, di forte attrattività in un mercato con un grande potenziale. Poi, come diceva Pietro, il futuro è nelle mani di Dio. Una volta che avremo raggiunto i nostri risultati qui, non ci può, magari ci può venire anche qualche altra idea, ma il concentrarsi, quindi non essere complessi come sono molti dei nostri concorrenti, avere un'offerta completa. Quando vedrete nella documentazione, se no ve la possiamo mandare, la combinazione di quello che già Hype e quello che aggiunge Illimity fa dell'offerta della nuova Hype, se vogliamo chiamarla così, qualcosa di unico. Nessuno ha la stessa offerta che noi insieme possiamo mettere. Quindi se poi ci si aggiunge il management forte, aver già fatto gli investimenti tecnologici in gran parte e avere un bel budget commerciale, perché poi nel piano abbiamo una super dotazione che io spero che non spenda neanche tutti, io li tutti, perché ce n'è davanti. Ma comunque c'ha le risorse per fare tutto. Prego, Pietro Saccò. Volevo sapere due cose. Allora, quali sono i servizi che potete offrire grazie a questa alleanza? Quali sono le nuove funzioni su Hype che potrete introdurre nei prossimi mesi, anche grazie alla crescita dimensionale che otterrete? E poi volevo capire se Hype in questi anni è stata anche in contatto con altre banche, magari più tradizionali, interessate a investirci, a puntarci,
e se avete valutato anche alleanze alternative in questi anni. A voi. A te la prima parte della domanda, io vado sulla seconda. Allora, i servizi che aggiungeremo, richiamo una frase che ha detto Paolo prima che mi è piaciuta molto, aumentare le probabilità di successo. Di fatto questi servizi, il modo con cui arriveranno al mercato sarà un po' diverso da quello che avremmo potuto far comunque da soli, perché abbiamo la tecnologia in casa, l'abbiamo detto prima, il tutto si fonda su Fabric. Però lo facciamo in un modo diverso, in un modo più accelerato, con competenze specifiche, con un team di persone che hanno già quel DNA e che sono nate da quel mondo lì. Quindi di fatto, banalmente, aprire la nostra piattaforma all'utilizzo di conti di terze parti, quindi quello che chiamava Corrado prima, quindi tutto quello che è l'essenza dell'open banking subirà un'accelerazione rispetto alla nostra roadmap iniziale. Ci saremmo comunque voluti arrivare, ci saremmo arrivati molto più lentamente. Questo subirà un'accelerazione. Pensare a un'offerta per la gestione dei risparmi per i nostri clienti, ad esempio. Pensare a tutto, e questo, ahimè, l'attualità ci porta in modo evidente questo bisogno, al bisogno di digitalizzazione delle piccole imprese, dei liberi professionisti, quindi rispondere anche a questo tipo di bisogno, che è venuto più che mai lampante in questo periodo. Quindi tutti questi stream, diciamo, progettuali per noi e poi realizzativi, che vanno poi nelle tasche dei nostri clienti, subiranno un'accelerazione drastica e da cui poi i nostri clienti ne potranno trarre beneficio. Se posso rafforzare la risposta, perché ho notato quasi una distanza tra la domanda e la risposta, ci sta l'essenza di Hype, perché la domanda era quasi su quali prodotti pensate di lanciare e la risposta dell'imprenditore è: questi sono i bisogni che pensiamo di soddisfare. Quindi c'è l'essenza dell'open banking. Hype è quello che è perché nel tempo ha ascoltato i bisogni dei clienti ed ha risposto. Non è partita con l'idea adesso offro questo prodotto. Quello è un modo di successo rispettabilissimo, ma che non è adattissimo alle velocità dell'open banking. E quindi volevo rafforzare una parte della risposta. E poi ha chiesto se c'erano stati altri contatti o non altri contatti e con altre banche. Divido la risposta in due. Uno, io ho detto che credo nelle regole del gioco nuove, e qui siamo alla terza tappa, la quarta e ultima è il profitto che perseguiamo insieme, come risposta alla domanda di prima, ed è quella di accelerare, di andare più veloce, mettendo in comune le risorse con qualcuno che ci crede. Certo, abbiamo parlato anche con altri, abbiamo parlato con dei fondi, e come ha già risposto Antonio, questa ci sembra la soluzione più solida. C'è un altro modo di interpretare la domanda, ed è: se e come altre banche possono beneficiare di questo, e qui invece rispondo tramite Fabri, che magari lo può fare meglio di me, sì. Paolo, in realtà l'abilitazione a modelli simili, Hype ha potuto beneficiare del fatto che in una piattaforma aperta di open banking come Fabri, ci sono soluzioni che abilitano altri, ciascuno ha la propria strategia. Come dicevamo prima, abbiamo Illimity Bank.com, Hype, Sellate, ciascuno ha la propria strategia. Il fatto però di avere dei componenti tecnologici comuni, quindi utilizzabili anche da terze parti, fa sì che quelle componenti tecnologiche siano sempre migliori. Quindi se la domanda è a quali banche, qui siamo in un'architettura aperta, quindi non si può escludere che alcune delle componenti tecnologiche che rendono possibile il disegno imprenditoriale di Antonio siano rese migliori dal fatto di essere disponibili in una piattaforma di API. È un po' complesso, ma è l'essenza dell'open banking. Quindi Paolo, forse puoi aggiungere qualcosa? No, aggiungo una cosa, secondo me, che riguarda proprio Hype e Illimity in questo caso, e cioè, ho detto prima, mettere a disposizione le migliori competenze, ma anche i migliori componenti. Hype già fa questo, di fatto è già in grado di mettere delle componenti in piattaforma che stanno utilizzando altri player, altre banche, altre realtà. Ma vale anche il contrario. Noi abbiamo fatto un'esperienza straordinaria con Illimity. I primi a partire per quanto riguarda la PSD2, l'abbiamo già detto, l'hanno ricordato, ma anche i primi a fare un PFM, cioè una capacità di conoscere le informazioni dei clienti e di categorizzarle, quindi capire veramente i clienti di che cosa hanno bisogno, dove spendono i loro soldi, ma dove li spenderanno, che è secondo me unica in Italia. Questa capacità ha migliorato le componenti che avevamo in piattaforma.
e possono essere viceversa riutilizzate da Hype per migliorare la propria offerta. Quindi questo meccanismo di arricchimento, le competenze e i componenti che si scambiano è proprio alla base del concetto di Open Banking. Questi due player sono uno straordinario esempio di questo modello. Ma infatti parte del valore, al di là delle funzioni in più che sono quelle che stava citando Antonio, sta dove non si riesce a vedere, ma si percepisce. Quindi nelle skill che sono stati esercitati e costruiti sicuramente con Fabric, ma anche nella piattaforma che conferiremo, certo, di analisi del cliente senza chiedere al cliente, quindi capire il bisogno del cliente ascoltandolo in silenzio in modo discreto, ma non come un grande fratello, come colui che vuole portare un contributo discreto e quindi capire quali sono i trend, quali sono le evoluzioni da seguire per anticipare anche i bisogni del cliente. Quindi tutto il motore di analytics, tutto il motore di profilazione che potrà stupire, speriamo, il cliente di Hype. Altre domande? Volete lasciarci con un ultimo messaggio e poi salutiamo anche gli ospiti che ci seguono a casa? Pietro? Io ci tengo a sottolineare questo aspetto che secondo me le parole di Carlo Pannella hanno raccontato. Qui stiamo cercando la ragione di questa cosa, è per me la via dell'innovazione nel settore e nel nostro paese. E credo e spero che abbiate compreso come proprio un modo nuovo, diverso di concepire il modo di rispondere ai bisogni dei clienti. Quindi io voglio stressare alcuni concetti. La mission di riservare ai clienti la migliore esperienza per essergli veramente utili, la capacità tecnologica di rendere possibili le soluzioni in una maniera scalabile che fa leva sui benefici dell'ecosistema, rappresentato dal lavoro dei tecnici che avete sentito qua, e la visione imprenditoriale, rappresentata da Illimity e da Sella, per il tramite di Fabric, che vedono nel fatto che questo settore ha un futuro e delle opportunità straordinarie che questo paese permette di cogliere investendo e dando spinta e beneficio anche allo sviluppo economico di ciò che ci sta dietro, che poi alla fine è ciò che ci anima, ciò che ci unisce e ciò che ci impegna a portare a successo questa iniziativa. Nessuna conclusione potrebbe essere migliore, ci sta dicendo fare utili ed essere utili, basta. Bellissimo. Esatto. Grazie mille per essere venuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.